La tua testimonianza servirebbe solo a bilanciare la falsa deposizione di Sofia. Tu mi stai chiedendo di mentire. Di andare contro tutto quello che mi ha insegnato mia madre. Allora non ci siamo capiti. Questa non è una richiesta, è qualcosa che mi devi. Oddio. Mamma, dimmelo tu, che devo fare? Guarda, Dio solo sa se non volevo arrivare a tanto. Raffaele, tu devi dire a Elena che se ne deve andare. Tua nipote non può più stare qua. Io lo capisco, sai che ti sto chiedendo tanto. Ma in questa storia, Raffaele, non c'è in ballo solamente Elena. Silvia è distrutta. E anche Rossella sta soffrendo. I bambini sono sempre i primi a risentire di queste cose qua. Con Michele che è sparito così da un giorno all'altro. Ma com'è possibile? Quello ci teneva tanto alla creatura. E lui ci tiene, sai. Ma Silvia non ne vuole nemmeno sentire parlare. Ah, vedi, in queste guerre poi chi paga sono sempre i figli. Raffaele, ma tu l'hai vista Silvia ieri sera, eh? Non ce la fa più. Che cosa vogliamo aspettare? Che succeda qualcosa di peggio? Senti, Elena e Silvia non possono più stare nello stesso posto, eh? Mi devi fare questo favore, perché se la situazione continua così, allora le cose veramente peggioreranno. Vabbè, Teresa, però in questi casi qua bisogna aspettare un po' di tempo per... Il tempo solo non basta, Raffaele. Prima mettiti nei panni miei, io con quale faccia gli vado a dire che... Ma lo so che è una cosa brutta da chiedere, però io sono convinta che se Elena se ne va per un po', la situazione migliora per tutti e anche per lei. Raffaele, io mi fido di te. Lo so che alla fine prenderai la decisione giusta. Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più bello si sveglierà. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo. Sei sicuro che sarebbe venuto? Io? Sì, credo proprio che verrà. Avrà avuto un contrattempo. Credo. Questo è quello che hai da dire. Roberto, ti ho avvertito. Non mi costringere ad intervenire. Ancora nessuna notizia? No, non è ancora arrivato. Purtroppo dovremmo farne a meno. La cosa si complica, però. Lei non riesce a prendere un po' di tempo. Sono sicuro che Filippo arriverà. Il giudice è pronto già da diversi minuti. Non possiamo tirar troppo la corda. Va bene. Forse entriamo. Allora? Come ti senti? Sapendo che stai per pagare per tutto quello che hai fatto. Grandi notizie mi mettono sempre un po' in ansia. Mettiamo in scena il racconto di Natale di Dickens con la scuola. La professoressa mi ha segnato una delle parti più importanti. Ah, e questa sì che è una bella notizia, bravo. Non è vero, Giulia? Come no, è una bellissima notizia. Beh, e sono finite qua le novità? No, no. Preparati perché questa è ancora più bella. Vado a fare la settimana bianca. Oh, la settimana bianca. Certo. Quelle le scuole non fanno altro che organizzare gite e viaggi per spillare i soldi ai genitori. Ma no, sono stato invitato a casa di un mio amico. Invitato, hai detto? Ah, oh, allora, se sei ospite... Dai, papà, mi ci mandi. Dì sì, ti prego. Dico che se sei ospite la cosa cambia aspetto. Certo che ti ci mando, certo. Un momento. Però ci vuole l'attrezzatura. Beh, certo, bisognerà comprargliela. Comprargliela? Ma qua si tratta di tuta.
il cappello, il dopo sci, gli sci. Anche gli sci? Sei forte, papà. Credevo che gli sci per risparmiare l'affittavamo. Certo. È meglio. E brava, bello boccuccio. Adesso vediamo un po' la schienotta. Dai. Scusami se sono piombata così all'improvviso, ma il pediatra di Rossella era irraggiungibile. Ma figurati, hai fatto benissimo. Mi preoccupa questo mal di gola, non vorrei fossero le tonsille. Ah, che brava che sei, che brava. Lo sai che meriti una caramella, lo sai? Allora? No, guarda, i bronchi sono a posto. C'è solo la gola un po' arrossata, ma non c'è nessun problema. Meno male. No, perché se fossero state le tonsille, solo l'idea di affrontare un'operazione in questo momento... No, beh, è andata bene così, no? Allora, quale vuoi? Scegliene una. Queste mamme che si preoccupano. Viola, amore, potresti venire qui un momento? Che c'è, mamma? Senti, tesoro, perché non porti Rossellina di là e non le fai assaggiare uno di quei biscotti buonissimi al cioccolato? Ma certo, eh? Vieni con me. Oh, piccolina. Come va? Scusami, non so che cosa mi è preso. Senti, io ti capisco, sai, ci sono passata anch'io e a volte quando si passa un brutto momento basta anche una piccola emozione per sentirsi crollare tutto addosso. Però se tu pensi che ti possa far bene, dico sfogarti un po', insomma io sono qui e non solo come medico, anche come amica. Ti va? Una volta non era così. Adesso è tutto consumismo. Ogni occasione è buona per spendere, ecco. Fammi capire, un problema di etica? No, quale etica? Un problema affettivo, direi di tradizione. Per me il Natale è sempre stato un momento speciale. Si sta insieme, si sta in famiglia, ci si scambiano i regali. Vabbè, allora non è un problema, perché lui parte da qualche giorno e per Natale è già qui. È peggio, è ancora peggio. Perché il periodo antecedente al Natale è ancora più bello, si perde il meglio, non ho capito. L'addobbo dell'albero, la scelta dei regali, il presepe. Continua un po'. L'atmosfera natalizia con tutte le palle, il calore che ti dà quando la famiglia si riunisce, no? L'atmosfera, il calore, ma non è che per caso tutte queste parole nascondono qualche cos'altro? No, che cosa dovrebbero nascondere? Per esempio la preoccupazione di dover comprare tutta l'attrezzatura. Guarda, ma guarda che cosa vai a pensare. No, perché tu riscopri certi valori, guarda caso, soltanto in certe circostanze. Come per esempio quando la settimana bianca la doveva fare Angela. Era febbraio e tu mi ricordo che parlavi... Sì, dell'importanza di passare il carnevale a casa. Ma che cosa ci azzecca adesso il fatto di Angela, ma come ho fatto a non pensarci prima? L'attrezzatura di Angela. Se state pensando a quello che ho capito io, ve lo potete scordare. Manco morto ci vado a sciare con l'attrezzatura di Angela. Piuttosto che andarci così me ne sto a casa. A me mi sembra proprio a pennello. Un capolavoro, ecco. Oddio, beh, proprio a pennello, non direi. Io soprattutto direi che è un po' grande. Perché è grande? Scusa, quella deve fare in modo di essere tutto fluido, tutto per il movimento, no? Sì, renderà pure fluidi i movimenti, però lì dentro ci entrano in due. Poi anche il colore, cioè... Perché che c'ha il colore, scusa? Che c'è? Un po' troppo sgargiante per un ragazzo, È troppo da vomito. Ma quello basta farci un po' con l'occhio e subito... Sentite, io non voglio fare la figura del pagliaccio con Alfio. Chi è Alfio adesso? Non doveva andare da Mario? Alfio Petri, è un nuovo compagno di classe, è quello che mi ha invitato. Alfio Petri? Ma che è il figlio del costruttore Osvaldo Petri? Sì, perché lo conosci? Come se non lo conosco? Quello è uno dei maggiori clienti del cantiere. Oddio, comunque, sto guardandolo meglio, forse... Qualcosa si può salvare. Ma no, aspetta, ma che cosa vuoi salvare? Che vuoi salvare? Guarda come gli sta male. Mi sembra tutto così ridicolo. Dobbiamo far ridere i polli. Ma scusa, ma se no, detto... non stare a sentire a tua madre perché non capisce niente. Noi adesso c'è una bella cosa. Scendiamo e andiamo a fare un sacco di compere. Ricordati che i poggi devono camminare sempre a testa alta. Evviva!
Alla luce della deposizione resa dalla signora Sofia Corsani ed essendo evidente la responsabilità e la volontarietà del gesto con cui l'indagato ha causato la morte di Attilio Corsani, l'accusa chiede che si proceda nei confronti di Ferri Roberto per omicidio volontario. Bene, la parola alla difesa. Prego, avvocato Masacci, a lei le conclusioni. Signor giudice, chiedo che venga ammesso a deporre un nuovo test. Filippo Sartori. Il test è fuori che attende. Chiedo che venga ascoltato. Signor giudice, l'accusa non è stata informata della presenza di questo test, per cui ne chiede l'inammissibilità. Anche la difesa ne è stata appena informata. Ma ritengo che ascoltare questo test sia di fondamentale importanza, poiché al momento della sfortunata tragedia era presente in casa. Signor giudice, il test è anche figlio dell'indagato. La sua testimonianza non è attendibile. Quanto ad attendibilità, credo che siamo sullo stesso piano della signora Corsani, ex moglie dell'indagato. Signor giudice, Filippo Sartori è l'unico testimone oculare, l'unico, in grado di poter fare veramente luce sui fatti. Ritengo la sua testimonianza indispensabile. Chiedo pertanto che venga ammesso a deporre. Non sono mai stata fortunata in amore, ma con Michele pensavo di aver trovato la persona giusta. All'inizio era così. Credevo che niente e nessuno avrebbero potuto separarci. E invece alla fine si è rivelato il peggiore di tutti. Ma è possibile che non ci sia un modo per poter recuperare questo rapporto? Ma come potrei? Dopo tutto quello che mi ha fatto. Mi ha umiliata, tradita. Mi ha fatto male. Mi ha ferita a morte. Lo so come ci si sente, sai? Se non lo so io. Silvia, devi farti forza. Ma queste sono cose che ti lasciano il segno. Io non riuscirò mai a perdonarlo. Non vorrei sembrarti insensibile, ma io credo che niente, niente duri in eterno, neanche il dolore. Basta non darsi per vinti. Guarda, io te lo dico per mia esperienza personale. Guarda, la vita ti riserva sempre delle sorprese. Io ho incontrato Raffaele quando meno me l'aspettavo e con lui ho ritrovato la voglia di vivere. Ma per me non è così, io mi sento brutta, rifiutata, ma a chi posso interessare? Ma stai dicendo soltanto dell'assurdità, devi soltanto ritrovare la capacità di credere nelle tue possibilità. Certo, con tante donne in giro così libere, disponibili come Elena, e io con una figlia piccola, cosa posso offrire ad un uomo, Povera figlia. E tu che le hai risposto? Che cosa le ho risposto? Che sbaglia pensarla così. Che deve avere maggiore fiducia in se stessa. Che deve solo recuperare un po' di autostima. Sì, vabbè, parole, parole. Ma in questi casi le parole non servono a niente. Infatti Silvia ha bisogno di calore. Ha bisogno di sentirsi circondata da persone che la amano. Di sentirsi protetta. Raffaele soprattutto. Ha bisogno di non sentirsi minacciata. Senti, io lo so che per te non è facile, però forse dovresti pensare a prendere in considerazione quello che ti ha detto Teresa. E in fondo Elena è venuta qua soltanto per una vacanza. Ma come faccio? Ma quale vacanza? Ma che le dico? È finita la vacanza, puoi andare. Ma per favore, Ornella, tu lo sai, è venuta a cercare una famiglia lei qui. Il padre è sparito, sulla madre non si può fare affidamento. Io l'ho accolta a braccia aperte, le ho dato quello che lei cercava. Ora, se io la mandassi via, sarei un altro che le volta le spalle. Tu mi devi dire con quale faccio, con quale coraggio. Io... Ma come faccio a dirle una cosa del genere? Consapevole delle mie responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro di dire la verità e null'altro che la verità. Dica il suo nome e le sue generalità. Mi chiamo Filippo Sartori. Sono nato a Napoli il 27 giugno 1980. Abito a Palazzo Palladini, in via Posillipo. Lei è parente dell'indagato? Sono il figlio. Bene. Senta, signor Sartori, ci può dire lei dov'era la notte in cui è morto Attilio Corsani? Quella sera ero in casa, in camera mia. Dormivo, credo, da poco, quando sentii bussare alla porta. Ed era Corsani. Sentì mia madre che lo faceva entrare. Ricorda che ora era? Non con esattezza,
Ma credo che fossero all'incirca le 10, le 11 di sera. Prego, prosegua. Niente. Dapprima sentì mio padre e Corsani parlare. E poi improvvisamente cominciarono a litigare. A quel punto mi alzai e andai verso il salotto. Mi nascosi dietro una porta a spiare. Improvvisamente vidi Corsani avventarsi contro mio padre. E ci fu una breve colluttazione. Mio padre, per divincolarsi, lo spinse e Corsani perse l'equilibrio. Batté la testa a terra contro uno spigolo e lì rimase. E cosa accadde dopo? Mio padre, sconvolto, cercò di soccorrerlo. Ma insieme a mia madre si accorsero che non c'era più niente da fare. Ormai Corsani era morto. Che cosa fece lei a quel punto? Ebbi paura. Corsi in camera mia e mi rimisi a letto. Ma le posso assicurare che fu un incidente. Mio padre non voleva ucciderlo. Mio padre cercò soltanto di difendersi. Grazie, signor Sartori. Per ora va bene così. Vorrei rivolgere al teste una domanda, perché c'è qualcosa che non mi è chiaro. Si presume che all'ora in cui è avvenuto l'incidente, un bambino di 7 anni sia in casa. Ci può spiegare allora perché suo padre avrebbe dichiarato che erano presenti soltanto lui ed Irene Sartori? Sei tu? Sono io. No, qua tutto bene, tu come stai? Senti, velocemente devo parlarti di un fatto importante, ho bisogno del tuo aiuto. C'hai 2 minuti per parlare? All'epoca i rapporti fra mio padre e mia madre erano saltuari, per niente buoni. Lui aveva imposto a mia madre che io non fossi presente in casa quando veniva. Veniva a portarci dei soldi ogni tanto. E poi sempre più di rado. Lui non ne voleva sapere di me. Dunque, si spieghi bene. Mio padre non era a conoscenza della mia presenza in casa quella sera. E tuttora non ne sapeva niente. Signor giudice, adesso il teste vive con il padre, quindi non poteva non essere al corrente del processo. Come mai si è deciso soltanto adesso a testimoniare? Ha forse concordato questa deposizione per evitare che suo padre andasse a finire in carcere? Ma come, signor giudice? Silenzio. Dottor De Giovanni, la prego, non faccia supposizioni e lasci rispondere il teste. La prego, risponda, dottor Sartori. Io e mio padre ci siamo riavvicinati soltanto da poco. E a dire la verità ci sono ancora molti problemi irrisolti tra noi. Inizialmente volevo che se la cavasse da solo, come ho fatto io per 20 anni. Ma poi ho capito che era mio dovere testimoniare. E ho capito che i nostri problemi è più giusto risolverli al di fuori di un'aula di giustizia. Ecco qua. Abbiamo fatto la spesa. Adesso sei super equipaggiato. Siamo tornati. Lo vedo che siete tornati. Papà mi ha comprato un sacco di cose. Ma sarò lo sciatore più figo di Roccaraso. Dico, era proprio necessario comprare tutta questa roba? Non avrei esagerato. Esagerato? Perché, scusa? Beh, perché avrei speso una bella cifra e neanche dovessi andarci a vivere in montagna. Certo, ho speso una discreta sommetta. Ma non ho capito, prima di te di andare a prendere la roba, adesso gliel'ho presa, ma che c'hai? Che ha telefonato il papà di Alfio e che suo figlio si è preso la varicella. Il papà di Alfio? Sarebbe il bambino che deve Come si fa adesso? Questo significa che... Che la settimana bianca è saltata. No, la mia settimana bianca. Proprio il caso di dire che hai buttato una valanga di soldi. Dottor De Giovanni, che cosa ha deciso il giudice? In questo momento si è ritirato per deliberare. Allora com'è andata? Non adesso, scusami. Filippo. Ti sentirai fiero per quello che hai fatto, eh? Tu non sei diverso da tuo padre. Sei corrotto e disonesto come lui. Marcio come lui.
Dico un preavviso, un sintomo. La varicella lo deve pur dare, o no? Probabilmente sì, non se ne saranno accorti. E se ne devono accorgere. Perché l'attrezzatura da neve costa un sacco di soldi. E la gente che lavora non se ne può permettere di spenderli così. Vabbè, oramai quello che fate è fatto, su. Mi dispiace soltanto per Nico. Ciao. E che è tutta questa roba? Ci trasferiamo in Alaska? No, era per la settimana bianca di Nico. Perché era? Non parte più. No, non si parte più, perché il compagno di classe che lo doveva ospitare ha avuto la bella idea di prendersi la varicella. E noi paghiamo, ecco qua. Che sfortuna. È per quello che quella faccia, Nico. Ah, certo, ci è rimasto male. E anche quanti soldi spesi. Ecco, non ne parliamo. Una soluzione c'è. C'è? Si parte tutti per la settimana bianca. Ecco, questa è una bella idea. Una bella idea? Ma è fantastica! Un momento! Io sono sicura che papà sarà d'accordo, perché non vorrà mica deludere Nico. E poi è una vita che non ci porti da nessuna parte. Oh. E va bene. Vada per la settimana bianca. Evviva, si va a sciare! Su, fammi vedere che cosa hai comprato, dai. Intanto noi abbiamo tutto in cantinola, tutta la nostra attrezzatura precedente, no? Non dobbiamo... Stai scherzando? È una vita che non ce l'ho più, ho regalato tutto. A me è regalato tutto. T'ho detto, ma sono 15 anni che andiamo a sciare, cosa la conservavo a fare? Beh, giusto, che la conservavi a fare? Ciao. Ehi, Elena, gross news per te. Indovina con chi ho finito di parlare adesso per dentro telefono. Con chi hai parlato? No, non te lo dico, indovina tu. Zio, non sono in vena di indovinelli. Devo andare a Città della Scienza e ancora devo cambiarmi. Vabbè, senza fare queste storie, te lo dico io. Diego, ho parlato con Diego. Dai, veramente? Sì, sta benissimo. Che dice? Che dice? Che lo scapestrato tutto fa laggiù, invece, tranne che studiare, lui fa solamente, capite, fa tarantelline. Dai, voglio sentire, raccontami che combina. E niente, che combina? Feste, festine, corno, cornamuse. Lui sta così con la regina Elisabetta. Ah! Si è preso una casa molto più grande di quella che teneva prima e paga anche molto di meno. Abita dentro un castello, sopra al castello, dietro al castello, una cosa bellissima. La classica fortuna di Diego. Buon vuoi per sentire, lui. Vuoi sentire, ha avuto l'idea inglese. Vuoi sentire l'idea inglese? Te la dico. Che idea ha avuto? Veloce però, perché devo scappare. Tra di me stai facendo venire l'infarto, se sto affogando. Allora, vuoi sapere? Allora, visto che si è preso questa casa più grande, mi ha detto, perché mia cugina non si viene a fare le vacanze di Natale con me? Che dici? C'ha la casa più grande, no? C'ha come ospitarti. Feste, festicciolo, tarantello, lui non deve né lavorare né studiare. Tu vai là, vi divertite. Idea bellissima. Com'è l'idea? Dove credete di andare? Cos'altro vuoi? Perché non la fai finita e ci lasci in pace? Complimenti. Avete messo su una bellissima recita. Ma non vi vergognate. Quella che dovrebbe vergognarsi sei tu. Sei venuta fino qui solo per raccontare le tue squallide bugie. Cosa? Mio padre è morto. Morto, capisci? E sei stato tu ad ucciderlo. Hai persino avuto il coraggio di venirmi a consolare il giorno del suo funerale. A recitare la parte del marito affettuoso. Ma no, ora non può finire così. Tu devi pagare per tutto quello che hai fatto. Piantala, Sofia. Stai dando spettacolo. E tu? Tu sei complice di un assassino. Della stessa persona che ha usato e abbandonato tua madre! Signora, la prego, sti calmi, non è il caso di fare questa scelta, per favore! Ricordalo, ha fatto così con tutti! L'ha fatto con me, l'ha fatto con Eleonora, l'ha fatto con tua madre! Farà la stessa cosa anche con te quando non gli servirà più! Su, sti calmi, su! Non darle retta, è solo una pazza, cerca di farti sentire in colpa. Filippo, che c'è? Dove vai? Aspetta!